Buonasera, benvenuti, ringraziamo noi di Fiat Trento, ringraziamo i ragazzi di Democrazia che hanno voluto presentare, che vogliono presentare qua Pausa Caffè, la campagna di sensibilizzazione su alcuni temi che appunto loro capiranno molto molto meglio di me. Però è giusto un saluto di benvenuto. Intervengono Assunta Falaca, che credo sia lei, giusto? Domenico Biondi, Aurora Steiner e Marco Marchese. Dopo la presentazione della campagna, piccolo rinfresco. Grazie. Allora, buonasera a tutti e benvenuti, io vi ringrazio di essere qui. Allora, io mi chiamo Assunta Braga, come hanno già annunciato, e faccio parte del Movimento Democrazia. Siamo qui per presentare la campagna Pausa. Allora, io presento prima di tutto le persone che sono qui e poi entriamo nel discorso. Io farò da moderatrice e quindi presenterò i vari interventi. Allora, abbiamo Marco Marchese. Allora, lui è presidente dell'Associazione di Diritti Umani, parte integrante, è responsabile del centro di iniziativa locale dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Poi abbiamo Domenico Biondi, dell'Unione Democrazia, e Aurora Staino, del Comitato Genitori del Movimento Democrazia, che è mamma. Allora, questa diciamo, è una campagna che non inizia oggi, inizia circa 10 giorni fa, perché noi 10 giorni fa abbiamo iniziato una pubblicità su Facebook, sul web. Non so se qualcuno di voi ha visto, insomma, abbiamo un po' tra i vostri post in vaso, le vostre bacheche, home, eccetera. Comunque, io volevo dire, cioè io mentre vengo qui, diciamo che ho fatto un viaggio in treno, sono abbastanza stanca, e mentre facevo questo viaggio ho condiviso il link dell'evento. Questo link diceva: tra poche ore fai una pausa, dedicati a te stesso, dedicati ai tuoi diritti. Questo perché le campagne di Democrazia, che sono tutte finalizzate alla lotta all'omofobia, sono fatte e prodotte da noi, ma sono le vostre campagne, sono nostre quanto vostre. Questo perché il nostro obiettivo è quello di cercare di migliorare nel territorio in cui operiamo, in Cosenza, la qualità della vita di una persona omosessuale. Se una persona omosessuale fra un mese mi dice grazie perché io ho letto le frasi con mia madre o con mio padre in una determinata situazione, frasi che adesso capirete il motivo, mi hanno aiutato perché hanno fatto riflettere, allora lì la nostra campagna ha successo. Cioè il nostro successo dipende dalla qualità di vita vostra, perché dipende dalla qualità di vita delle persone omosessuali, ma anche da chi sta intorno alle persone omosessuali, non solo la loro qualità di vita. E quindi comunque grazie per essere qui. Allora, che è successo 10 giorni fa? Abbiamo iniziato a pubblicare queste immagini che potete vedere esposte qui. Noi abbiamo esordito con l'immagine rossa che dice pare che invaderanno la città. Poi si dice che siano in 12.000. Beh, in realtà è tutto vero, non c'è niente di inventato. C'è davvero qualcosa che invaderà la città. Ci sono 12.000, però lo chiamerò elementi, adesso vi spiegherò. E poi abbiamo, sono differenti tra loro e hanno un messaggio per noi. Sì, perché Democrazia ha realizzato 12.000 bustine di zucchero in maniera del tutto autofinanziata con delle immagini, con delle frasi contro l'omofobia. Questo perché l'obiettivo di questa campagna consiste nel comunicare alle persone per mezzo di gesti consueti e abitudinari come quello di prendere il caffè. Che cosa? Un messaggio importante. E quante volte vi è capitato comunque di andare al bar e stare lì a girare lo zucchero nel vostro caffè, tè, cappuccino e magari riflettere un attimo, perché in una pausa una persona è abbastanza più propensa a riflettere anche su argomenti un attimino più seri, perché lì ti stai rilassando e quindi pensi, ti stai dedicando in quel momento a te stesso. Bene, io vorrei, queste bustine le troverete comunque
all'interno dei bar aderenti all'iniziativa, e io, ringraziando i bar, vi voglio leggere, e li troverete sul flyer che è a disposizione sul banchetto. Scusate se mi rompo le spalle. Ok, grazie. Bene, allora il flyer è questo, rosso, ho scritto su Siete curiosi, perché si ricollega tutto a tutti i nostri messaggi che abbiamo realizzato, e quindi i bar sono i seguenti: Cosenza, Bar Kennedy, Gran Caffè Enzelli, Commenda, Dolce e Capicci, Caffè 1950, 4 Miglia, Hollywood Caffè, Bar Colosseo, e a Cavacada, Un Caffè, Conca d'Oro, Aggiro Vitale ed Esploa. Abbiamo scelto queste quattro zone perché comunque volevamo cercare di riempire il più possibile le zone del nostro raggio di azione, quindi Cosenza e Vittoria. Allora, noi abbiamo scelto dei concetti abbastanza semplici, che dopo vedrete, perché il nostro obiettivo è quello di arrivare a tutti. E proprio perché volevamo arrivare a tutti, tutti è un target molto grande, e quindi nel realizzare questa campagna abbiamo suddiviso il target per fascia d'età e per professione. Insomma, abbiamo cercato di fare il meglio che potevamo. Per noi democrazia il mezzo di diffusione è sempre stato importante, almeno quanto non è stato da diffondere, perché pensiamo che un giusto modo di comunicare può far arrivare le cose nel modo in cui sono partite, perché a volte le cose possono perdersi, i messaggi che vogliamo mandare si possono perdere e ci si può confondere con quello che succede, ma di questo approfondirà meglio Domenico. Allora, comunque il web, come ho detto prima, ci è stato molto d'aiuto e di supporto, e io sto ripetendo questa cosa perché adesso lascio la parola a Domenico Biondi, che riprenderà da questo concetto dal messaggio di diffusione. Grazie. Allora, buonasera a tutti, mi presento, sono Domenico Biondi di Democrazia. Allora, io mi alzo perché non riesco a fare tutto quando parlo. Allora, come ha già detto Assunta, la campagna è stata diffusa sul web, lanciando questi quattro messaggi, e lo scopo di questi messaggi era inclusiva la gente. Cioè, noi volevamo che la gente si chiedesse di cosa si parlasse, appunto quando si parlava di 12.000 elementi che avrebbero invaso la città. E adesso voglio dire una cosa, la campagna si legge già di per sé da sola, in quanto già fisicamente nei bar che ha elencato prima Assunta sono presenti 12.000 buste di zucchero, quindi già la campagna di per sé partirà da domani, quindi se andrete da domani nei bar troverete queste buste di zucchero dove ci sono questi messaggi contro l'omofobia. E noi abbiamo voluto usare il web proprio per pubblicizzare l'evento, cioè per pubblicizzare la campagna. Adesso io non so se si arriva al microfono, però mi sa di no, però servono, ma se lo stacco mi sentite uguale? Adesso è bene, aspetta, se servono allora, ok, perfetto. Allora, come ben vedete, questi sono i messaggi che sono girati sul web, pare che invaderanno la città, l'abbiamo già detto. Sotto ci sono la gigantografia delle bustine di zucchero, okay. Sono questi. Allora, bello della difesa. Ok, allora, queste rappresentano le bustine, cioè nei bar voi troverete queste quattro tipologie di bustine, come vedete hanno un colore diverso, ogni colore rappresenta una bustina con una frase diversa. Allora, noi abbiamo, siccome abbiamo anche il retro, ok, allora la bustina verde ha questo particolare messaggio. Dice, l'omosessualità è presente in 450 specie animali, l'omofobia soltanto in una. Cos'è contro natura? E questo messaggio per noi è un messaggio fondamentale, perché secondo noi l'omosessualità è un fenomeno naturalissimo. Ok, naturale come avere i capelli biondi, come avere le lentiggini, come essere alti, essere bassi, essere belli, essere brutti, è un fenomeno naturale, esattamente come l'eterosessualità. E la cosa importante è che è presente in 450 specie di animali diversi. Qualcuno mi ha detto l'altro giorno, secondo me l'omosessualità è una scelta dettata da
particolari situazioni psicologiche. Ma così non è, perché se è presente in 450 specie animali, cioè 450 specie animali dovrebbero avere la stessa condizione psicologica, no? Cioè è molto più logico pensare che è un fenomeno prettamente naturale, ok? Oppure qualcuno addirittura mi ha detto può essere dettata da una madre troppo morbosa, dall'assenza di un padre. Sì, però avremmo in questo caso 450 specie animali mammoni, no? Cioè, è più logico pensare che è un fenomeno prettamente naturale. Quindi se è un fenomeno prettamente naturale, ci ricolleghiamo con la bustina azzurra, in cui diciamo mi è sempre sembrata un po' inutile la disapprovazione dell'omosessualità, è come disapprovare la pioggia. Cioè, essendo l'omosessualità per noi un fenomeno naturale, è inutile disapprovarla. Cioè, se c'è qualcosa di innaturale, è proprio l'omofobia. Infatti, l'omofobia, essendo una fobia, quindi una paura immotivata verso un qualcosa che non rappresenta un pericolo, l'omofobia sì, quella è una psicopatologia da curare, l'omosessualità invece no, l'omosessualità è semplicemente un fattore naturale. Quindi per noi la bustina verde e la bustina azzurra rappresentano appunto, cioè sono due bustine che ci sono servite per rappresentare la naturalezza dell'omosessualità e la stupidità dell'omofobia fondamentalmente. Poi c'è la bustina rossa. Allora, sulla bustina rossa noi facciamo una piccola provocazione. La bustina rossa dice: la Bibbia contiene 6 ammonimenti agli omosessuali e 362 agli eterosessuali. Ciò non significa che Dio non ami gli eterosessuali. Questa per noi è una provocazione ed è, diciamo, frutto di un ragionamento. Cioè, se in natura esistono 450 specie di animali in cui è presente l'omosessualità, quindi se l'omosessualità è un fenomeno naturale, per quale motivo Dio dovrebbe odiare gli omosessuali, visto che alla fine sono persone naturali? Alla fine sulla Bibbia gli ammonimenti ci sono per tutti, ci sono sia per gli eterosessuali sia per gli omosessuali. Addirittura nel Deuteronomio, che è il quinto libro dell'Antico Testamento, ci sono molti ammonimenti anche per quelle donne, ok? Ce ne sono tantissimi. Questo però non significa che Dio è maschilista, ok? Cioè sarebbe ridicolo pensare, per esempio nel Deuteronomio, la donna col ciclo mestruale viene vista come un abominio. Cioè voi pensate alla sfiga, cioè non solo per 7 giorni al mese dovete stare male, no? E sentirvi male e essere nervosi, cioè avete pure un Dio che vi odia. No, è ridicolo. Cioè semplicemente nella Bibbia ci sono ammonimenti per tutti, sia per gli eterosessuali, sia per gli omosessuali, sia per le donne. Quindi forzare la mano e dire che l'omosessualità è un abominio, secondo noi è semplicemente una forma di omofobia che si potrebbe evitare da parte di chi va contro gli omosessuali. Infine, grazie Marco, c'è la bustina arancione che dice: se pensi che io sia diverso, sappi che non troverai nessun essere umano uguale all'altro. Questa l'abbiamo firmata come democrazia perché è un nostro credo. In particolare, noi democrazia crediamo che per ottenere diritti dobbiamo partire dal concetto di uguaglianza, ok? Cioè noi non siamo diversi a nessuno, cioè noi siamo uguali agli eterosessuali. Questo perché? Perché il concetto di diversità è un concetto talmente ampio, è un concetto che va talmente oltre l'orientamento sessuale, perché per esempio se voi vi guardate attorno, vi guardate tra di voi, vi renderete conto che siete vestiti diversamente. Quindi anche nel gusto voi siete diversi, di là che siate eterosessuali, che siate omosessuali. Quindi il concetto di diversità è così ampio che non può essere ridotto al semplice orientamento sessuale. E questo secondo noi è un problema che spesso nella comunità LGBT noi commettiamo a livello di comunicazione. Perché è come se noi, cioè come se gli omosessuali si autodefinissero diversi rispetto ad una norma che è l'eterosessualità. Secondo noi questo è sbagliato, ok? Perché la diversità esiste anche nel mondo eterosessuale tra gli eterosessuali, così come esiste nel mondo omosessuale tra gli omosessuali. Quindi questa è la nostra campagna, queste sono le nostre bustine che troverete nei bar. Noi abbiamo distribuito 12.000 bustine di zucchero. Alcuni bar ci hanno detto che, siccome le abbiamo divise in più bar, in alcuni bar abbiamo consegnato 1.000, 1.200, qualche bar ci ha detto che 1.000 bustine le avrebbero finite in un giorno. Okay, quindi è probabile che magari voi
vostri, andrete tra una settimana in un determinato bar proprio con un progetto di bustine. Però questo non importa, quello che a noi, per noi è importante è che comunque potenzialmente 12.000 persone potessero essere raggiunte dalle nostre bustine. Ok, io voglio concludere il mio discorso dicendo una cosa che secondo me è importante, ed è questa. L'altro giorno una ragazza è venuta da me e ha detto che una sua, c'era rimasta male perché una sua collega universitaria le aveva detto che non condivideva l'omosessualità. Allora io le ho detto, le ho chiesto di cosa le ha risposto, e lei mi ha detto, io ho risposto che non c'era niente da condividere. E io le ho detto, no, tu dovevi rispondere perché tu non condividi la tua omosessualità. Lei mi ha detto, sì, mi sarei stupita allo stesso livello. Però purtroppo a volte la stupidità, secondo me, cioè bisogna mettere lo stupido nella stessa condizione di stupidità per farlo capire. E io questo personalmente l'ho vissuto in prima persona con una persona a me molto vicina, che quando ha saputo della mia omosessualità, la prima cosa che mi ha detto è, ok, sei omosessuale, però cerca di non amare un uomo, cerca di vivere una condizione taciuta, cerca di non avere rapporti sessuali con uomini, cerca di controllarti. Io lì per lì questa cosa la, cioè, ci rimasi molto male per questa affermazione. Il giorno dopo, quando questa persona mi venne incontro, mi disse, riflettuta la cosa che ti ho detto? Io le ho risposto sì, ci ho riflettuto e sono d'accordo, io non vivo la mia condizione omosessuale, tu gentilmente compiti le lentiggini che hai sul naso. La questa persona ti ha toccato il naso, ha detto, ma cosa c'entrano le lentiggini con la tua omosessualità? Io ho detto, ho capito, tu hai le lentiggini che a me non piacciono e io sono omosessuale e a te non piace. Ok, quindi come tu mi chiedi di non essere omosessuale, quindi di non vivere la mia natura, io ti chiedo gentilmente tutti i giorni con un po' di ricordo di vita di coprirti le lentiggini. E lei mi ha detto, ma per me sarebbe comunque un sacrificio coprirti tutti i giorni le lentiggini con il fondo di vita. Io le ho risposto, perché secondo me non sarebbe un sacrificio non dover amare una persona che naturalmente mi andrebbe di amare. Questa persona ci ha riflettuto su questa cosa, e vi posso dire che adesso questa persona è una delle persone a me più vicine, una delle persone che mi consiglia, mi dà spesso dei consigli su come comportarmi. E quello che voglio dire agli omosessuali presenti in sala è che secondo me la stupidità non va assecondata. L'unico modo per combattere la stupidità è non assecondarla, perché assecondandola secondo me la si alimenta. Okay? Grazie. Bravo. Il presidente è un sacco di cose. No, buonasera, sono presidente di un'associazione che è nata da poco, che si chiama Dei Vitti Umani Parte Integrante, anzi ho il piacere di presentartela. E innanzitutto voglio ringraziare il Movimento Democrazia, perché il movimento che quest'anno compie, diciamo, 5 anni, già un lungo percorso, si è sempre caratterizzato per campagne e si è caratterizzato sempre per campagne originali. E quando Domenico, Assunta, insomma, mi hanno chiamato e mi hanno invitato a questo incontro di oggi, veramente con entusiasmo, perché insomma le frasi contro l'omofobia sulle bustine di zucchero non si erano mai viste, ed è una cosa veramente originale e interessante. Oltre a condividere tutte le frasi che avete scelto, perché evidentemente è stata una scelta fatta con cura, non affrontata, e in più voglio dire, cioè, le associazioni che sono qua in Calabria e che operano per i diritti della comunità LGBTI, non dimentichiamo mai la I, cioè sono totalmente autofinanziate, contrariamente magari a molti che possono pensare che esiste questa lobby gay internazionale potentissima di cui si parla sempre di più. Su questo vi dirò una cosa dopo, che magari verrà anche sorridere. Queste sono campagne totalmente autofinanziate, per cui lo sforzo è, voglio dire, doppio per poterlo fare, quindi veramente grazie per quello che state facendo. Posso fare? Certo. In realtà noi abbiamo dei sostenitori che comunque ci hanno aiutato con dei contributi anche a parte a realizzare la nostra campagna. Quindi grazie anche a chi comunque ci ha sostenuto. E questo in effetti è l'autofinanziamento, cioè non c'è, diciamo, un ente che elargisce, ma andate a cercare appunto
i sostenitori che poi dopo finanziano queste campagne, quindi questa è proprio la parte lodevole. Contrariamente appunto a chi pensa che ci sia questa lobby gay potentissima che finanzia le associazioni e che puntano a determinate cose di cui parlerò. Detto questo, ho piacere di presentarvi un po' anche l'associazione che presiedo, che è Diritti Umani Parte Integrante, un'associazione che è nata da pochi mesi e si sta caratterizzando da un certo punto di vista per dare un taglio diverso alla solita associazione che si occupa dei diritti LGBT, perché noi riteniamo che in Italia ci sia la necessità un po' di un cambio di strategia. Che cosa è successo negli ultimi 20-25 anni così? L'associazionismo in generale si è settorizzato e specializzato sulle proprie questioni, per cui noi abbiamo avuto le associazioni per i diritti della comunità LGBT che si sono specializzate solo su questo tema, le associazioni che lottano contro le discriminazioni sui disabili che si sono specializzati sul loro tema, così come quelli che lottano per i diritti dei migranti, eccetera. Questo ha causato negli ultimi 25 anni sicuramente un beneficio, nel senso che ha innalzato moltissimo la professionalità, la professionalizzazione delle singole di queste associazioni. Però allo stesso tempo ha causato anche una disgregazione, una polverizzazione di questi soggetti, per cui si è perso in quello che è il tessuto sociale, che è molto complesso, soprattutto quello italiano, che voglio dire, subisce tantissime spinte, e non da meno, voglio dire, un tessuto sociale italiano caratterizzato anche dall'impronta vaticana. Lo dico, voglio dire, da anticlericale, non da antireligioso, perché sono due cose completamente e profondamente diverse. E questa polverizzazione ha causato l'indebolimento di tutto il movimento e di tutte le associazioni che lottano contro le discriminazioni. E il risultato è stato che si fa fatica ad ottenere proprio i risultati. Allora riteniamo che ci sia bisogno di un cambio di strategia, ecco perché è nata la parte integrante, stiamo facendo degli esperimenti di aggregazione con associazioni che si occupano di discriminazioni contro i disabili, con associazioni che si occupano di discriminazioni contro i migranti, perché dove c'è una persona discriminata, che sia discriminata per la disabilità, che sia discriminata per l'orientamento sessuale o per l'identità di genere, sempre di discriminazioni si tratta, e quindi vale la pena unirsi per cercare di incidere di più sulle istituzioni, che poi sono quelle che ci governano e sono quelle che in Italia riconoscono, come in tutte le società civili, e legittimano quelle che sono le persone. E un po' Domenico, quando l'ho invitato, ma tu come titoleresti, diciamo, il tuo intervento oggi è tutto centrato sull'omofobia, io mi sono posto una domanda, il titolo del mio intervento sarebbe: ma il termine omofobia è un termine adeguato per descrivere questo tipo di discriminazioni, cioè le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere? Omofobia, che diciamo si traduce chiaramente anche in transfobia. E questo termine io ritengo che non sia per niente adeguato. Cioè, l'omofobia non è altro che l'odio nei confronti delle persone omosessuali, gender. Che cos'è questo? Una manifestazione d'odio. E allora mi domando una cosa: cosa c'entra la fobia, cioè la radice di questa parola? Non lo so, se io prendo ad esempio l'idrofobia, che può essere la paura dell'acqua, no, piuttosto che altri tipi di fobia, come quella la paura, insomma, degli spazi stretti, oppure l'agorafobia, la paura di trovarsi in mezzo a tante persone, il riflesso, la reazione della persona che subisce questo, tra virgolette, disturbo, che cosa fa? Di certo non aggredisce, cerca di allontanarsi il più possibile da questa cosa che gli dà fastidio, no? È difficile che una persona che abbia l'idrofobia, insomma, si tuffi in una piscina oppure a mare,
si tiene ben lontano dal mare. Allora io mi chiedo che cosa ci sia di fobia nelle persone omofobe che mattina, mezzogiorno e sera, in tutti i modi, in tutte le salse, attaccano le persone omosessuali. C'è un quindi c'è un po' una discrasia, come posso dire, una contraddizione in termini. Forse il termine non è adeguato. Ma da dove viene questo termine omofobia? Cioè, l'omofobia ce l'ha regalato un po', sono passati quasi 25 anni, no? Il termine un po' ha preso piede a partire dal 17 maggio del 1990, quando un'istituzione, voglio dire, non la bocciofila dietro casa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che cosa fa? Derubrica dal manuale diagnostico, quindi dall'elenco dei disturbi mentali, l'omosessualità. Quindi sulla spinta anche a partire dagli anni 70 dell'Unione degli psicologi americani, toglie quindi dall'elenco dei disturbi mentali l'omosessualità, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità ben 24 anni fa non si è limitata a questa, ha fatto un'operazione molto più ampia, molto più importante, perché ne ha dato dell'omosessualità una definizione precisa e ha spiegato al mondo che cos'è l'omosessualità. E la definizione si riduce in quattro parole: variante naturale del comportamento umano. Detto questo, il problema dovrebbe essere già risolto. Poi da lì è nata l'omofobia per una sorta di associazione di idee, forse perché credevano che il problema si risolvesse, diciamo, abbastanza facilmente. Invece dopo 24 anni in Italia, come in tantissimi paesi nel mondo, questo problema è ancora molto grave. E voglio farvi ragionare un po' proprio su queste quattro parole, perché non sono scelte a caso. Se l'OMS avesse scritto variante naturale della sessualità umana, già lì potevano esserci ancora dei margini di interpretazione, cioè nel senso può essere, tirando l'interpretazione, l'omosessualità poteva, diciamo, poteva annoverarsi, tirando l'interpretazione, una scelta. Invece il termine comportamento umano non è stato un caso, è stata una scelta ben precisa da parte dell'OMS utilizzare questo termine. Per quale motivo? E come si può superare anche il problema dell'inadeguatezza di questo termine, omofobia, no? Analizzando un po' anche come si manifesta questo comportamento. L'OMS, nel definire l'omosessualità variante naturale del comportamento umano, ha voluto semplicemente ridare dignità alle persone omosessuali, così come è stata data dignità alle persone alle persone di colore negli Stati Uniti, per esempio, quando sono cadute le leggi razziali. Cioè, le leggi razziali in quegli anni che cosa sancivano? Dicevano che le persone con un determinato colore della pelle erano inferiori agli altri e quindi avevano meno diritti. Quando è caduto questo preconcetto? Quando ci si è accorti che il colore della pelle non aggiunge e non toglie assolutamente nulla agli altri. E di conseguenza che cos'è questo? È una caratteristica umana il colore della pelle, niente di più e niente di meno. Cioè, l'omosessualità, in quanto variante naturale del comportamento umano, che cos'è se non una caratteristica umana? Di conseguenza l'accostamento qual è? Io vado più sostituendo la parola omofobia con un'altra parola molto più semplice, che forse si capisce molto meglio, con il termine razzismo. Non c'è un altro termine che può descrivere meglio l'odio nei confronti delle persone omosessuali, né di più né di meno, perché il razzismo, concetto che negli ultimi decenni si è molto evoluto, che non è soltanto radicato sull'appartenenza ad una determinata etnia, oggi viene il termine, il significato di questo comportamento si è molto allargato e può essere assolutamente sostituita la parola omofobia con razzismo, punto. Se vogliamo tirare un po' la cosa e precisare, razzismo a sfondo nuovo.
Vedete, vi dico solo altre due cose e mi avvio alla conclusione. Oggi i razzisti a sfondo omofobo si presentano, voglio dire, con una varietà incredibile. Adesso a settembre in Italia si aprirà questo dibattito che ha aperto Renzi, Presidente del Consiglio, con a settembre avremo una legge che tutelerà le unioni omoaffettive. Va bene, intanto in questi mesi e in queste settimane ci sono organizzazioni che si stanno ben dando da fare in convegni che partono con un incipit straordinario. Si presentano come persone cattoliche, animate da buone intenzioni, da persone che non vogliono discriminare nessuno. Poi nel corso, voglio dire, di questi convegni cominciano a saltare i concetti. Quali sono questi concetti? Tra l'altro un esponente, voglio dire, notevole, ce lo chiamo anche qui in Calabria, non vi cito il nome, ma vi lascio la curiosità, voglio dire, di andare a visitare i siti come ad esempio l'Unione dei Giuristi Cattolici Italiani, praticamente, no? E poi troverete che è un notevole esponente di questa organizzazione calabrese, e nel corso delle loro esposizioni, voglio dire, persone che si presentano come cattoliche, come accoglienti, che precisano, no, non vogliamo discriminare assolutamente le persone omosessuali, durante il convegno e arriva che la teoria sulla, cui sulla quale basano la loro assoluta e cieca contrarietà nel riconoscere i diritti alla comunità LGBTI si basa su una loro strampalata teoria basata sul fatto che esiste una potentissima lobby gay internazionale che ha uno scopo preciso. Lo scopo preciso è l'estinzione dell'umanità, cioè, non dico sciocchezza, ma attraverso che cosa? Questo è il mio... Cioè, su internet si trovano facilmente, cioè, l'ultimo di questi convegni, ma dove c'erano, voglio dire, ma lo dico perché non c'è niente di male, penso che tutti voi conoscete le API, per esempio, no? Che è un'organizzazione sindacale assolutamente degnissima, però a Paola ha ospitato uno di questi convegni con questo notevole esponente calabrese di questa organizzazione che vi ho citato prima, e questo candidamento a un certo punto dice sì, perché esiste questa potentissima lobby che ha l'obiettivo dell'estinzione dell'umanità. Attraverso che cosa? Attraverso la propaganda omosessuale, perché poi la propaganda omosessuale punta all'omosessualizzazione delle persone, e quindi uno di questi giorni, voglio dire, diventeremo tutti omosessuali, nessuno procreerà, ma qualcuno poi, questo signore, deve anche dire che non è vero, non è assolutamente vero che le persone omosessuali non procreano, questo non è assolutamente vero. E poi, insomma, il fine ultimo è questa estinzione dell'umanità attraverso tutte queste cose. Ah, poi dopo, la potentissima lobby gay internazionale, che cosa fa? Cioè, fino adesso è riuscita a traviare organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la magistratura italiana ordinaria, quella di Cassazione e anche la Corte Costituzionale, perché sapete, nel 2010 la famosa sentenza 138, tutte le istituzioni europee, quelle proprio non se ne è salvato nessuno, compreso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la Corte Europea di Giustizia, una quarantina di governi nel mondo che hanno, voglio dire, legiferato in favore per riconoscere i diritti a vari gradi della comunità LGBT. Scusateci, è troppo pure per Paperino. Quindi a questo poi ci stiamo avviando. Adesso vedremo come questo dibattito, voglio dire, parlamentare si snoderà a partire da settembre. Già comunque si parla, voglio dire, di una diminuzio, no? Cioè, le mani avanti nel dire non sia mai si parla di parità di diritti fra coppie omoaffettive e coppie eteroaffettive, assolutamente no. Cioè, in partenza si parte con una diminuzione dei diritti, nel senso che si parla di un istituto che non è il matrimonio, e comunque in primis si dice no, proprio le adozioni non se ne parla, perché, voglio dire, in Italia ci sono 100.000 bambini che vivono in
famiglie omoaffettive, voglio dire, trovatemene una, cioè trovatemi un caso di cronaca, uno, che abbia parlato di uno di questi figli che è cresciuto male in una famiglia omoaffettiva. Cioè, magari possono essere cresciuti male per altri motivi, no? Perché poi c'è sempre la famosa teoria del gay sensibile, dell'omofobo, e c'è un sacco di amici gay che per carità non li discrimina, perché io ho tanti amici gay. E poi questi amici gay come sono? Tu ci parli e questo qui dice, oh, i miei amici gay sono tutti sensibili, tutti con la vena artistica, e tutti che, voglio dire, che fanno determinati mestieri, e tutti che, diciamo, curano particolarmente la propria persona, c'è il massimo degli stereotipi, no? Cioè, io invece, per fortuna, ho conosciuto pure e conosco, voglio dire, persone omosessuali che sono tremendamente sgradevoli, tremendamente antipatiche, particolarmente insensibili, voglio dire, quindi tutti questi stereotipi andrebbero smontati veramente uno per uno. Ma questo per dirvi l'ultima cosa. L'ultima cosa è qua, ecco qua, l'ultima, la frase è quella sulla quale è stata posta, diciamo, più enfasi, che voi avete elaborato e firmato come democrazia. Se pensi che io sia diverso, sappi che non troverai nessun essere umano uguale all'altro. La frase è assolutamente bella e condivisibile. Però ritengo che dobbiamo fare uno sforzo in più se vogliamo cavarci fuori e fare un passo avanti nella lotta alle discriminazioni, che sia per orientamento sessuale, che sia per identità di genere, che sia per disabilità, che sia per origine etnica, che sia per nazionalità e tutto quello che vogliamo. Io dal mio vocabolario ho abolito una parola, totalmente abolita, che è la parola diversità. L'ho sostituita con un altro termine che secondo me spiega molto meglio anche che cosa è l'omosessualità e tutte quelle che possono essere, tra virgolette, minoranze, no? L'ho sostituito con un termine che mi torna più utile per lottare contro le discriminazioni multiple, perché poi magari uno può incappare anche questo, no? Cioè, se mai una persona, cioè, già, non lo so, se una persona ha un colore della pelle diverso rispetto ad un gruppo dove ce l'ha di un altro colore ed è gay, voglio dire, già ne subisce due di discriminazioni. Io la parola diversità l'ho sostituita con il termine varietà, che è un concetto diverso. Quando parliamo delle persone omoaffettive, io detesto anche la parola omosessualità perché si aggancia e si lega sempre a quel concetto forse un po' morboso che richiama, che per me non c'è assolutamente nulla di male, figuratevi, che richiama la sessualità ma che riduce allo stesso tempo il comportamento omosessuale solo all'atto sessuale, non a tutto il resto che poi dopo è, voglio dire, un mondo molto più ampio e molto più complesso, no? Ho sostituito la parola omosessuale con l'omosessualità con la parola omoaffettività e poi ho sostituito il termine diversità con il termine varietà. E questo secondo me sono gli elementi che possono appartenere ad una nuova strategia che deve ragionare in termini di lotta alle discriminazioni multiple e di unione fra soggetti, associazioni, per anche una moltiplicazione di iniziative come queste e tante altre che vengono fatte qui in Calabria da associazioni non finanziate dal Consorzio di Gay, proprio i soldi non servono da nessuna lobby, perché via discorrendo, e quindi per cercare di andare avanti ed ottenere i giusti diritti che la comunità LGBTI merita. La I, lo ricordo sempre, sta per le persone intersessuali, se ne parla quasi mai, veramente si parla anche già poco delle persone transessuali, del transgender, però vale la pena magari chiudere e spiegare, cioè le persone intersessuali sono quelle persone che alla nascita nascono con delle caratteristiche genitali ambigue. Allora, il problema maggiore di queste persone è che sono i genitori, consiglio dei medici che nei primi mesi di vita generalmente stabiliscono a quale sesso devono appartenere queste persone. Si creano dei disastri immensi, voglio dire, per cui persone che
perché dal punto di vista fisico alla nascita, quindi ancora una persona assolutamente non sviluppata, che non si sa proprio quale sarà il suo sviluppo fisico, viene stabilito da parte dei medici che sarebbe meglio che fosse femmina, e quindi si operano, si praticano, voglio dire, degli interventi chirurgici per questa attribuzione definitiva di sesso. E figuratevi, voglio dire, una persona che poi sviluppa un'identità di genere maschile e che si ritrova, voglio dire, con delle caratteristiche fisiche femminili, questo, diciamo, crea dei notevoli problemi a queste persone. E anche qui c'è una battaglia intensa, che sta diventando quasi storica, ma purtroppo molto sottaciuta, per queste persone intersessuali, così come c'è anche la battaglia per le persone che hanno transitato da un sesso all'altro, per cui le persone transessuali, per quanto riguarda il cambio dei documenti, per cui una banalità, possiamo dire, no? Dove proprio la legge italiana impone per il cambiamento dei documenti gli interventi chirurgici, questa cosa, diciamo, noi come associazione non la concepiamo e stiamo cercando di lottare per fare in modo che siano che il riconoscimento e quindi una giusta e una corretta attribuzione di un documento di identità in base a quello, a una persona come si sente, che sia fatta anche senza doversi sottoporre obbligatoriamente a castrazione, sterilizzazione, interventi chirurgici, insomma, della stampa. Io vi ringrazio. Volevo ringraziare Marco per il suo intervento, tu sai come la pensiamo su questi temi, quindi condividiamo in pieno con noi democrazia il discorso che hai fatto, e mi piace particolarmente questa parola varietà, che penso di sposarla e la farò mia, la sostituirò anche io. Sì, certo, ok. Sì. Adesso passo la parola a Leonora Staino, che fa parte del comitato genitori del movimento Amatrizia. Forse passa qua. Allora, buonasera a tutti ragazzi, e come ho detto Assunta, io faccio parte del comitato genitori di democrazia, e ho visto che sono stati trattati temi molto importanti, è stato illustrato dal punto di vista tecnico un po' tutta la situazione, per cui io vorrei dire solamente due cosine. E noi due cosine, cioè che come genitori anche degli altri movimenti noi siamo sempre pronti e disponibili a dare l'appoggio incondizionato ai nostri figli per le iniziative che intendono portare avanti per ottenere dei risultati. E anche perché fa parte un po' di noi genitori, insomma, essere sempre un po' preoccupati per i nostri figli, e vorremmo cercare di allontanare, togliere dalla loro strada ogni tipo di ostacolo. Io adesso vi voglio parlare di una notizia che ho sentito in televisione 3-4 giorni fa. È una bella notizia, si tratta di due ragazze toscane, non so se l'avete sentita, che dopo 7 anni di convivenza hanno deciso di sposarsi, sono andate fuori ovviamente, in Olanda, sono sposate. Quando sono rientrati in Italia hanno voluto rendere nota questa loro vicenda personale con un documentario che racconta la loro vita dal fidanzamento al matrimonio. Bene, questo documentario che è stato presentato ha ottenuto il premio della giuria e anche del pubblico, è stato molto gradito, molto apprezzato. E queste ragazze hanno detto che loro hanno fondato un sito che si chiama Sposi in Fuga, e che appunto hanno fatto questo, hanno reso nota la loro vita per cercare di smuovere le coscienze sui diritti che in Italia non
purtroppo non ci sono. Io dico che è sempre importante fare e sempre fare, perché queste cose portano a risultati positivi, portano al cambiamento. Per esempio ho assistito alle trasmissioni in televisione, facevano delle interviste a delle persone in strada e veniva chiesto loro: se tu domani scopri che il tuo collega o la tua collega è omosessuale, che fai, come ti comporti? E tutti hanno risposto: niente da dire, per me sono persone come noi, come tutte le altre, io ho molti amici omosessuali. Ma l'hanno detto, almeno sembravano essere convinti di questa cosa. Altri hanno chiesto se domani scopri che il tuo medico, non so, il tuo commercialista, il tuo avvocato, la stessa domanda, e tranne un paio di persone che hanno risposto che lo cambierebbero veramente un paio di persone, tutto il resto dice: no, a me interessa che sia bravo professionalmente, non mi interessa se è eterosessuale oppure no. A questo punto io dico che ben vengano tutte le iniziative, che siano singoli, grandi, piccole, perché portano veramente ai cambiamenti. E perciò a questo punto volevo sottolineare la capacità e l'impegno dei ragazzi che compongono il movimento, che con tanto lavoro, con mezzi personali non abbondanti, perché magari si fanno i conti con situazioni lavorative precarie o addirittura inesistenti, questi ragazzi riescono a promuovere campagne che contrappongono la conoscenza alle opinioni sbagliate. Per cui dico veramente di cuore: grazie ragazzi per gli obiettivi che vi proponete di raggiungere. Rivendicare i giusti diritti essendo di dignità e a volte di coraggio. A voi evidentemente non manca. I risultati positivi aumenteranno sempre per voi, l'importante è continuare a fare, perché funziona solo così. Perciò a questo punto un'ultima cosa, mi piacerebbe se il movimento crescesse numericamente anche di genitori, perché così insomma si apporterebbero nuove idee e il confronto più è ampio, più è ricco e più importante, e più può arrivare dove purtroppo c'è ancora bisogno. Penso che a questo punto dividiamo tutti il fatto che la società è pronta, siamo tutti pronti, tutti quelli che dicono che ancora non è pronta, secondo me è una cazzata, scusate, una parola di sensi. Quindi siamo pronti per avere questi diritti, li vogliamo e cerchiamo di prenderceli. E comunque io volevo ringraziare per i complimenti e per il fatto che comunque ci siano questi eventi anche a Cosenza, ma non solo da parte nostra, da parte di Marco, della sua associazione, anche da parte di Arci di Cosenza, che sono qui presenti, e ringrazio di essere venuti. Quindi a questo punto la presentazione è finita, tra poco ci sarà un piccolo rinfresco. Io però volevo presentare anche gli altri ragazzi del Movimento Omocrazia, che sono lì, Elsa, Sara, e poi gli altri, Giulia Scaffati, Vania e Mariella, eccoli qua. Grazie a tutti voi, e tra poco ci sarà il rinfresco, potete iniziare a lasciare.